Buongiorno da Luca Mazzucchelli. Oggi voglio parlare d'ansia e attacchi di panico per fornire alcuni preliminari strumenti per poter meglio gestire queste situazioni problematiche. Ho visto online che ci sono molti articoli sull'argomento ansia e attacchi di panico, però a mio avviso sono spesso troppo incentrati sul versante informativo, cos'è l'ansia, quali sono i sintomi, come riconoscerla, e troppo poco invece incentrati sull'aspetto pratico. Ecco perché in questa sede io eviterò di raccontare che cos'è l'ansia, la curva dell'ansia e quali sono i sintomi, e cercherò invece di soffermarmi su quelle che sono alcune regole principali dei meccanismi ansiosi per poter trarre da queste regole degli strumenti utili per poter cambiare fin da oggi il vostro rapporto con l'ansia. Regola numero 1. Parlare dell'ansia è come mettere del fertilizzante su una pianta, la fa crescere forte e robusta. In realtà, quando si parla di ansia col partner, con un familiare o altre persone per cercare rassicurazione, senza rendersi conto, motivati dalle migliori intenzioni, si producono gli effetti peggiori, poiché così facendo si complica ulteriormente la situazione. Il suggerimento quindi è di evitare di voler approfondire, sviscerare, perché questo è proprio come mettere il fertilizzante nella pianta dell'ansia, come buttare benzina sul fuoco. Regola numero 2. Quando chiediamo aiuto, chi ci soccorre ci invia contemporaneamente un duplice messaggio. Il primo, più evidente, è ti aiuto perché ti voglio bene e tengo alla tua persona. Il secondo, parallelo, più implicito, ma più sottile e meno evidente, è io ti aiuto perché da solo non ce la fai, perché non sei capace. È proprio la ripetizione continua di questo secondo messaggio che contribuisce non solo a mantenere ma anche ad aggravare i sintomi ansiosi, perché aumenta il nostro senso di incapacità. Immaginatevi di rompervi una gamba. Quando la frattura guarisce e si toglie il gesso, vi verrà automatico appoggiarvi alla vostra inseparabile amica che vi ha fatto compagnia fino a quel momento. Ma per riattivare la muscolatura occorre invece gradualmente farne a meno. È solo facendo a meno della stampella che ci si riappropria della propria autonomia nella deambulazione. Regola numero 3. Chi soffre di ansia spesso tende a costruirsi tutta una serie di luoghi, occasioni, situazioni dalle quali vuole stare alla larga: l'ascensore, la metropolitana, gli spazi aperti, i supermercati, ognuno ha le proprie. Il problema è che più noi evitiamo di affrontare queste situazioni, più loro diventano tabù e acquistano forza, acquistano potere. Pertanto, ogni qualvolta si evita un qualche cosa di temuto, se a breve termine ci si illude di risolvere il problema, a lungo andare ci si ritrova al punto di partenza, ma più esasperati e logorati. Se proprio vuoi evitare qualche cosa, quindi, evita di evitare. L'unico modo di sconfiggere la paura è affrontarla armandosi di coraggio, come se tu fossi un pugile che deve vedersela col suo avversario. La paura, guardata in faccia, svanisce. L'ultima regola, ma non certo per importanza, è che più si impara a conoscere, a riconoscere i meccanismi dell'ansia, il suo funzionamento, più questa spaventa di meno e tende a regredire. Quindi l'ultimo oggetto col quale chiudo questa breve rassegna di strumenti utili per affrontare l'ansia e le paure è un libro. E non è un libro qualsiasi, ma è un libro di Giorgio Nardone, che si chiama Non c'è notte che non veda il giorno, edizioni Tea. È una lettura che io definisco obbligatoria per le persone che vogliono capire di più sull'ansia, sulle paure, sulle fobie in generale. E lo consiglio perché anche questo non è un libro teorico, ma è un libro pratico con tanti casi, con tante spiegazioni e con tanti strumenti. Ok. Quindi, quarto strumento per migliorare il proprio rapporto con l'ansia. Questi sono questi quattro strumenti che io reputo fondamentali e suggerisco a tutte le persone ansiose o con attacchi di panico. Vorrei anche dare una buona notizia
a chi ha un cattivo rapporto con l'ansia, che è questa: guarire dall'ansia è possibile, come è anche possibile farlo spesso in brevi periodi, in brevi tempi. Pensate che, ad esempio, con la psicoterapia breve strategica, che è il filone teorico al quale faccio riferimento quando mi occupo di attacchi di panico, si lavora su un percorso di appena 8 incontri, lungo i quali si punta a tornare a uno stato di normalità. Bene, grazie per aver visto fino alla fine questo video. Se volete stare aggiornati sui miei prossimi video, sulle mie prossime iniziative, potete iscrivervi alla mia newsletter personale, il cui indirizzo lo potete trovare qua sotto il video. E che dire, provate gli strumenti che vi ho lasciato, poi fatemi sapere com'è andata. Contattatemi pure sul mio sito personale psicologomilano.it oppure direttamente sulla mia pagina Facebook. Parliamo di psicologia. Grazie e a presto.